Questa è la mia officina e aggiusto le macchine come in tutte le officine. Wow, grazie. Però io devo ritornare a casa. No, mi dispiace, non puoi andare così in giro con quel diario. Sai che c'è gente pericolosa? Ah, ci penserò io. Ehi, Jonathan, da quanto tempo? Mike, che cosa ti porta qui? Sai, il mio camion ha una ruota bucata. La potresti aggiustare tu? Ovvio. Aspetta, noi due ci conosciamo. Sì, andavamo alle medie insieme, sai, è passato di tempo. Ora sono diventato capitano dei pompieri. Tu invece? Io lavoravo per la scuola, ma dopo la morte di mio figlio ho cambiato lavoro. Ora faccio investigatrice privata. Wow, perfetto. Invece quel diario? È una cosa mia, non posso parlarne. Vabbè, dov'è il tuo camion? Si trova qua dietro. Mani in alto, fateci scendere! Mettete bene le mani in vista! Dammi subito quel diario! Ecco, tieni. 1999, l'anno in cui è successo il disastro alla centrale nucleare. 2014. Sono gli avvenimenti dei Muto. Io ci sono stato. C'era il rischio che mio figlio poteva morire. Senti, questo diario è troppo pericoloso, lo devi dare a noi militari. No, aspetta, quello è mio, l'ho trovato io. Non mi interessa, ci sono cose troppo pericolose. La Monarch ne avrà bisogno. La Monarch, io ero un ex dipendente. Quindi tu eri un ex dipendente? Sì, ero il miglior amico di suo padre e del signor Sirisawa. Mio padre. Come fa a conoscerlo? Avete la stessa faccia. Lo dicevano tutti. Quella centrale nucleare. È là dove l'ho perso, sull'elicottero nel 2014, a causa dei Muto. La capisco. Guardi, io ho perso mio fratello a causa di King Ghidorah. Era arrivato là e ha distrutto tutto. Wow. E come mai è stato licenziato? No, non è che sono stato licenziato. Io mi sono autolicenziato. Non ne volevo più avere a che fare. Era troppo pericoloso. La capisco. Bene, dovete venire tutti con me. Arrivati. Perfetto. C'è qualcosa su un mostro spinoso? Sì, Godzilla, ma c'è anche una sottospecie di Godzilla, si chiama Zilla. Il primo avvistamento è stato nel 1998. 1998. Sì, mi ricordo. È arrivato a New York e stava distruggendo tutto. Io e il mio esercito dovevamo fare qualcosa. Dobbiamo chiamare Nick. Chi Nick? Nick Tatopoulos. Perché? Lui ci può aiutare? Sì, è solo grazie a lui se abbiamo fatto scappare quella bestia.